Il nostro ospite è Cristian Versaci, pilota dell'HP4 Offroad di Quad. La stagione finalmente è ripresa. Come sono andate queste gare? Allora, Queste gare sono andate direi, abbastanza bene. E, um, ho iniziato col campionato italiano perché siccome tutte le gare erano ferme ed era l'unico campionato possib possibile da, da fa al quale partecipare, e ho iniziato a partecipare al campione italiano per fare l'esperienza, un campionato che non avevo mai partecipato e direi che mi sono trovato molto bene, infatti sono riuscito a ottenere il primo posto in entrambe le gare fatte, che sono due. E stiamo a vedere per le prossime gare del campionato italiano e nel mentre attendiamo anche che inizi il campionato nazionale francese, al quale vorrei partecipare e che finora però è, è stato annullato, ma dovrebbe ripartire nel mese di luglio. E invece per quanto riguarda il campionato italiano, quando sono state fatte e soprattutto dove sono state fatte le gare? Allora, le gare sono state fatte una il 25 aprile a Bellinzago, l'altra il 2 maggio a Bossisio Parini. In entrambe le gare sono riuscito a ottenere il primo posto e, nella mia categoria, e okay. la categoria sport. Invece nel francese poi parteciperò nella categoria under 18 anche quest'anno. Sperando però di fare più gare rispetto all'anno scorso, perché anche l'anno scorso, a causa del Covid, sono state annullate molte gare e ho partecipato soltanto a due. Le differenze tecniche dell'una e dell'altra gara? Questa, quella più bella e quella più difficile, invece? Allora, le differenze tecniche sono state, è stata principalmente dovuta al tempo. Infatti, il giorno prima della prima gara, cioè quella a Bellinzago, non aveva piovuto, la, il terreno era completamente asciutto. E a questo ha permesso alla, nel, durante la gara di avere poche, poche differenze dalla, dalle, prima, dalle prove all'ultima manche del quad e poche differenze anche in pista. Si è bucata progressivamente perché chiaramente correndo durante la giornata la pista si rovina, però è rimasta tutto sommato abbastanza simile. Nella seconda gara invece il sabato aveva portato tanta acqua, la, infatti la pista era completamente infangata e allora abbiamo tarato il quad per poter affrontare questo fango. E le prove, infatti, ho avuto parecchie difficoltà, ho fatto anche parecchie sporcature che mi hanno portato a un secondo posto, che però poi sono riuscito a recuperare abbassando da ogni manche il tempo. E in maniera sincrona al, terre al, um, al terreno, e più il terreno si asciugava e più riuscivo a trovarmi meglio. E invece a livello mentale, visto che la seconda gara è stata più difficoltosa, come è stato possibile affrontare questa sfida nonostante tutte le avversità? Eh, con tenacia, sicuramente, con la voglia di andare forte e di vincere. Ce l'ho messa tutta come ce la metto sempre nelle gare e spero di continuare con questo ritmo. Prima di andare in Francia vai a qualche altra gara? Sì, c'è ancora una gara di campionato italiano che è il 22 maggio a Carpi, in provincia di Modena. Anche lì l'obiettivo comunque è fare il primo posto della mia categoria e dopo la gara di, di Carpi dovrebbe esserci una gara in Francia.